che ci ha regalato questo kit della normalità. E secondo me è una cosa carinissima, corsetta proprio. Carina, vorremmo che lei ci spiegasse tutto quello che c'è dentro. Allora, si parla di sicurezza stradale. Sicurezza stradale abbiamo portato del bitume, perché le strade devono essere asfaltate e a Napoli invece le strade sono bene, quindi la normalità le strade asfaltate. Poi c'è la mascherina, perché l'aria è respirabile, quindi bisognerebbe fare molta più attenzione a quello che sono, diciamo, le problematiche, le problematiche ambientali. Poi c'è il sacchetto e la differenziata, perché chiaramente a Napoli non si fa, ma non per colpa dei cittadini, ma perché non funzionano i centri di compostaggio, perché la differenziata non parte mai a porta, e poi c'è questa lampadina che poi è il simbolo della luce e della speranza di questa città, con le strade ben illuminate e soprattutto anche più sicure. E poi infine c'è il biglietto del Pullman, che noi è un facsimile chiaramente, e vedete che insomma il prezzo non è più 1,20 euro, ma è 0,50 con il candidato con me, Raffaele Di Monda, sindaco di questa città, e per il PIN, che è il partito che io rappresento, perché il servizio di trasporto pubblico deve essere un servizio accessibile a tutti e soprattutto deve essere meno caro. Per fare diventare meno caro il servizio bisogna fare pagare a tutti il biglietto. L'80% della popolazione napoletana non paga il biglietto, ecco perché i prezzi salgono. Invece, se riusciamo attraverso il nostro programma elettorale a fare in modo che tutti paghino, il servizio deve necessariamente scendere e sarà sicuramente migliore. E alla fine, avvocato, c'è il soldino di cioccolato, perché diciamo, spesso a Napoli si parla di voto pericoloso, di voto comprato. Io queste cose non ci credo, ma questa cioccolata mangiatela quando qualcuno vuole farvi una promessa. Non credete più alle false illusioni, o post, a questo, a quell'altro. Bisogna soltanto credere nelle persone, a chi da 3 anni lavora sul territorio, come me, che ha presentato nel 2008 un progetto serio per poter fare di questa città una città finalmente vivibile e normale. E quindi, se qualcuno vi promette qualcosa, voi rispondete: mangio la cioccolata, mi addolcisco la bocca e vado a votare Raffaele Di Monda come sindaco di questa città. Avvocato Di Monda, le volevo fare un'altra domanda, visto che prima soltanto le persone che si fermano le fanno tantissime domande. La richiesta che più il napoletano in questo momento le pone, qual è? Ma sono due: la sicurezza e il rifiuto. È chiaro che il nostro programma verte esclusivamente su garantire una serenità al cittadino attraverso quello che è appunto una prevenzione scientifica del corpo della polizia municipale sul territorio. E poi i rifiuti: noi siamo contrari agli inceneritori, invece siamo favorevoli ad una raccolta differenziata, ad una nuova tecnologia, e quello del trito rifiuti nelle case per cercare di eliminare il fluido dall'immondizia, come succede in Giappone, come succede in America, e ai centri di compostaggio per fare in modo che la differenziata venga poi lavorata e possa essere anche una forma nuova di ricchezza per tutti i cittadini che possono lavorare, cooperative dei giovani nelle municipalità. Insomma, tante cose possono essere fatte, ma il problema è sempre lo stesso. Qui, se non sono io il sindaco di questa città, mai si vorrà, perché la volontà politica è quella di fare di Napoli una città morta, perché noi diamo troppo fastidio. Avvocato, lei sarà anche su altre piazze, dove ovviamente fino a che non si andrà alle urne, saremo tutti sempre a seguire. I suoi colleghi, bene o male, insomma, le persone, gli altri candidati, quelli che un po' dicono male di tutti, cioè quello ha fatto quello, quello ha fatto... Lei è sempre rimasto un attimino sulle sue, nel senso che non è che è andato a spada tratta contro gli altri. Lei ritiene che sia giusto il lavoro degli altri, dove si parla tanto male degli altri candidati, o è preferibile avere una politica più di silenzio, ma essere più volti e mirati a parlare delle reali problematiche di questa città? Perché sta Io credo che parlare male degli altri non convenga più, la gente è anche stanca. Io sui miei competitori alla prima cultura della città, che può essere l'agilistissima, io credo, non voglio entrare nel merito, anche perché alcuni di loro sono veramente persone, diciamo, per bene sotto aspetto morale.
problema è che non sono uomini liberi e perché devono dar conto sempre alle segreterie di partito e quindi le loro scelte non potranno mai essere non condizionate dalle segreterie di partito e da quello che possono essere le altre decisioni fatte nelle segreterie, quindi a Roma oppure a Napoli. Quindi per una città libera bisogna votare un uomo libero senza partiti e senza condizionamenti. Siamo con Stefano Lacidossi, candidato al Consiglio Comunale con il gruppo PIN di Monda. Sì. Ci dica un po' come sta andando questa campagna, le sue impressioni, il rapporto con il cittadino, le maggiori richieste che sono fatte. La campagna nostra va bene, c'è da dire che i media non la rispettano. Voi siete qui, è una televisione privata, pochi costrizioni, ma un media nazionale segue la campagna di chi non è nel sistema. Essere nel sistema significa far parte della politica che conosciamo tutti, la politica collusa, corrotta. Esserne fuori significa non rientrare nei piani del media. Questa è la cosa triste, perché il media è il braccio operativo della politica che conosce. Quindi ecco, con questa risposta la campagna per quello che riguarda i media va bene, la nostra va benissimo, siamo facendo gli sforzi che possiamo fare senza capitale di libero. Va bene. Noi abbiamo sentito molto parlare di Monda, siamo in giro un po' con tutti, noi siamo qua partitici a politici. Poi seguiamo più o meno, insomma, a differenza di quelli che, come giustamente osservatore, vengono un po' diretti. Noi abbiamo la nostra espressione, Rod TV Italia è libera da ogni ente, da ogni stato, da ogni cosa. Sappiamo che Di Monda è molto ben voluto, soprattutto dai giovani. Secondo lei questa cosa gioverà ai fini delle elezioni? Ma noi lo speriamo, dovrebbe. Poi questo non avverrà in pratica, significherà che il napoletano o i napoletani non vogliono un cambio. Noi abbiamo fatto una proposta unica nel panorama di questa tornata elettorale, fuori da tutto quello che è il classico sistema politico affaristico. Se non ci sarà premialità su questa proposta, significherà che il napoletano andrà bene, avere una notizia in mezzo alla strada che è una motivazione per raccogliere fondi e raccogliere denaro sotto la missione di straordinarietà e emergenza, cosa che non è vera, è voluta perché chi poi riceve questi soldi non deve dare rendiconto di quello che è la sua spesa. Per cui arriveranno questi soldi, io questi soldi da 15 anni, arriveranno per i prossimi 15 e il napoletano dovrà subire il disagio di avere l'immigrazione. Quindi se non vuole questo cambiamento, dovrà votare PDL, PD o IDP o qualsiasi altro partito che faccia parte del sistema, e non di voi. La simpatia dei giovani ci gratifica, ma potrà servire a poco se non si tramuta in nulla. Noi ci auguriamo che ci sia comunque la volontà, ma veramente la persona che cercherà e avrà la volontà già ora di fare qualcosa veramente per la nostra città, insomma, che è una città meravigliosa, ma che... Ma è semplice fare qualcosa, basta dare il consiglio e essere presenti a tutti i consigli, lavorare seriamente e denunciare quello che viene fatto in modo illecito. È avvenuto questo negli ultimi 8 anni? Forse no. Direi di no. Al di là di parlare bene, di dare concetti e di esprimerli nel modo corretto, credo che occorra lavorare, essere in consiglio e riportare ai cittadini quanto a tutti. Spero che i cittadini con questo kit di prima necessità, che è veramente una cosa carinissima, insomma, è una proposta, c'è tutto, è veramente, insomma, geniale, sia maggiormente incentivato a voler fare qualcosa per cambiare la città, insomma, a svecchiare un po' tutto quello che uno d'oggi. Sono provocazioni, quelle che ci sono consentite dal budget ovviamente privato, non abbiamo nessun partito alle spalle, quindi queste sono delle idee che vengono a chi tende a far aprire gli occhi al napoletano. Il napoletano poi, se riesce a interpretarle e a capirle, dovrebbe tradursi in voto. Questo non so se poi ci sia tanta sensibilità per questa tendenza. La ringraziamo, Rod TV Italia, che è libera di fare quello che vuole, la ringraziamo moltissimo, le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Come sta
sta dando questo kit di prima necessità, che è una fase veramente carinissima, insomma, che sfrutta un po' tutte quelle che sono le problematiche di Napoli. C'è il sacchetto per la differenza che non si fa, la mascherina, perché praticamente si tutta la spazzatura, quindi diossina, respiriamo l'impossibile. Un biglietto unico che da 1,20 arriva a 50, una cosa più logica rispetto ai cittadini. C'è una lampadina che è un antistress in questo caso, e ci spiegate un po' il cittadino come risponde a questa cosa. Il cittadino dimostra attenzione, guarda con piacere a noi, anche perché è stufo della politica della partitocrazia, che è la causa di tutto quello che sta accadendo oggi in Napoli. Napoli è la città più bella del mondo, ma la peggio amministrata a livello mondiale. L'abbiamo portato per anni, stiamo portando, grazie a una classe politica di maggioranza e di opposizione veramente corrotta, il primato negativo, la bandiera della capitale della spazzatura, dimenticando che noi siamo stati la capitale di un grosso regno e che appena appena nel 1800 già era concepita la raccolta differenziata durante il regno di Borbone, con la separazione del legno dal ferro dagli umidi. Noi abbiamo dato esempi di civiltà sempre, e dovevamo finire nelle mani di questi delinquenti per dare un'immagine di Napoli che non è quella vera, che non è quella reale. La gente guarda a noi con simpatia, appunto perché noi rappresentiamo quell'innovazione, quel momento di dire basta a questo stato di cose. Perché cioè, volessi rinnovare, cioè fare qualcosa veramente per questa città, che non perché la mia, io credo sia una tra le più belle del mondo. Io penso che sia la più bella del mondo e non ha, non è parte, insomma, non è seconda, non è seconda a nessuno, perché se solamente vogliamo parlare del patrimonio culturale artistico, solamente nel perimetro della città di Napoli sono state consacrate e sconsacrate, sono circa 1500 chiese. Se solo vogliamo pensare che il piatto più conosciuto nel mondo si chiama la pizza ed è nata a Napoli, e le canzoni più cantate nel mondo, guarda la combinazione, sono le canzoni napoletane, e la simpatia, l'ironia, il saper giocare anche con la sorte nera, è tipica del napoletano ed è famosa in tutto il mondo. Io penso che Napoli è una città che ha ancora tantissimo da offrire. Solo che i napoletani andrebbero un attimo via grati, dovrebbero prendere un po' di fiducia in se stessi, via grati mentalmente, cioè la fiducia in se stessi, perché se tu a una persona gli dai sempre un sacco di schiaffoni in faccia, se l'hai visto vincere, che questa è la sua sorte e così deve continuare. E noi siamo qui appunto per risollevare Napoli, per risollevare i napoletani e per dare quella spinta poderosa che farà di Napoli il cambiamento radicale, da così a così, in positivo questa volta. Ce lo auguriamo, ci dice il suo nome. Io mi chiamo Vittoria Mariani e sono la capolista al Comune di Napoli per la lista del PIN con Raffaele Di Lula. In bocca al lupo, Rottica Italia. Poi Marino, anche tagliata la lista con Raffaele Di Monda, parlavamo di questo kit carinissimo, ne abbiamo già parlato tanto. Io piuttosto volevo sapere, nel vostro comitato ogni giorno, più o meno quante telefonate i cittadini fanno, e la richiesta maggiore, le prime necessità? Le telefonate sono difficile da quantizzare, però la maggior parte delle persone chiedono sia rimossa la spazzatura dalle strade, anche perché viviamo un momento difficile, direi drammatico, per quanto riguarda la spazzatura nelle strade. E poi altre priorità che chiedono: la viabilità, il traffico, lo smog. Ma in questo particolare momento tutti chiedono la rimozione dei rifiuti dalle strade, l'incremento della raccolta differenziata, un buon porta a porta, qualcosa che comunque migliori effettivamente la nostra cittadina. Infatti non a caso abbiamo creato questo kit, il kit della normalità, che secondo noi potrebbe servire a una Napoli, per una Napoli migliore, vivibile. E dentro abbiamo inserito alcune cose che potrebbero essere utili per il cittadino, quale fare le strade con un asfalto a freddo dove sia antiscivolo, con una maggiore sicurezza stradale, tenuta anche delle macchine, delle moto, persino una buona illuminazione delle strade, in modo molto simbolico abbiamo inserito questa lampadina in gomma con il logo del PIN, meno smog in modo molto pretestuoso, abbiamo inserito una mascherina perché chiediamo meno smog alla nostra città, e un incentivo per la differenziata, abbiamo inserito questo sacchetto per far sì di mobilitare un po' tutta la politica
locale e anche il cittadino a incrementare la raccolta differenziata. Per i trasporti pubblici noi crediamo che il prezzo venga diminuito e abbiamo messo in modo provocatorio un biglietto dell'Unico Campania dove dentro abbiamo depennato l'euro e 20, abbiamo messo un 50 centesimi che ci sembra una tariffa normale, noi chiamiamo una tariffa normale, e contro il voto di scambio, che è il voto più illegale che c'è, abbiamo inserito questo soldino di cioccolato come simbolo del voto di scambio che è illegale. Tutto bello, preciso, giusto, carino. All'interno delle vostre giornate, una giornata come ve la organizzate? Gli appuntamenti sono per priorità, chiamate del cittadino, per amicizia? No, per chiamate del cittadino, non per amicizia. Noi rispondiamo a tutti perché tutti siamo uguali, tutti hanno la stessa priorità. Noi rispondiamo in media anche a 50, 60, 70, almeno io personalmente, 50, 60, 70 telefonate al giorno, dove riceviamo richieste dal cittadino. Oppure spieghiamo il nostro programma elettorale per migliorare quello che è la nostra città. Noi la ringraziamo, Rodo TV Italia saluta il candidato alla lista Pino della Fuori Onda, Pasquale Marino. E vi auguriamo un buon lavoro.